quello che non fanno i media, fanno i social. E questo è veramente sconvolgente. E sto parlando di intelligenza artificiale. Ti spiego tutto. I media da un po' di tempo, e io avevo anche già fatto un video su questo argomento, stanno usando a mani basse l'intelligenza artificiale senza creare i presupposti di far comprendere a chi legge, vede, ascolta un contenuto se questo contenuto è creato da un uomo o creato da una macchina. Penso che sia una cosa che sta creando un tradimento sconvolgente tra i media e i lettori, perché se i media bleffano e fanno fare un contenuto interamente a una macchina, i lettori non capiscono più una cippa. Però nel momento in cui tutto sembra disparsi, distruggersi attorno a tradimenti come questo, succede una cosa assolutamente insperata, che laddove non arrivano i media, arrivano i social network. I giganti dei social network si stanno muovendo nello stabilire una correttezza nell'uso dell'intelligenza artificiale per creare contenuti sulle loro piattaforme in maniera certamente più efficace e certamente più intelligente rispetto al mondo degli organi di informazione. Infatti, cosa è successo? È comparsa di recente su TikTok la possibilità, anzi l'invito abbastanza netto, a schiacciare un bottone che faccia capire con un'etichetta, una piccola icona, se un contenuto è significativamente alterato da applicativi intelligenza artificiale, in modo che con il fruitore del contenuto si stabilisca un patto tutto sommato chiaro, onesto. Cioè gli si dica chiaramente: guarda che il contenuto che guardi è potenziato, alterato, modificato rispetto alla realtà con applicativi di intelligenza artificiale. Ebbene, pochissime ore fa ha fatto la stessa cosa YouTube, grazie al quale adesso abbiamo un bottoncino che ci fa specificare e crea un'iconcina sul contenuto, sulla finestra dove si vede il contenuto, se questo contenuto è alterata in maniera significativa dall'uso di applicativi di intelligenza artificiale. Ancora una volta, è la seconda, laddove non sono arrivati i media, sono arrivate le aziende di tecnologia per stabilire una cosa molto semplice. Come indica la review mensile di YouTube Creators, il motivo per cui è stato messo questo bottone è per costruire la trust, la fiducia nei confronti dei fruitori dei contenuti, che sappiano chiaramente se un contenuto è vero o è artificializzato. Ed è una cosa per la quale, secondo me, chi regge le sorti del mondo dell'informazione dovrebbe farsi veramente un esame di coscienza. Alla prossima!